FRU 2013, Festival delle Radio Universitarie nel palcheggio dell'Università, una coproduzione radiofonica.com Perugia, Patrizia Cantelmo e... Matteo Sambugaro, fuori Aula Network, Verona. Okay, siamo in compagnia del batterista di un gruppo fantastico che si è appena esibito qui al FRU 2013, i Set Side Project. Benvenuto. Ciao, grazie. Allora, ci sono piaciuti tantissimo, quindi non ci siamo lasciati sfuggire l'intervista. Innanzitutto, i Set Side Project... Dove nascono, come nascono e perché? Allora, nascono a Roma 4 anni fa, ormai, senza motivo in realtà. Ci siamo incontrati io e Gianluca, siamo soltanto io e lui a suonare, ci siamo trovati in sala e abbiamo cominciato a suonare, ci piaceva e siamo andati avanti. Poi quello che è successo, insomma, è successo. 4 anni fa, sì. All'attivo dischi, allora, 2 dischi prodotti e prima abbiamo fatto, sai, gli EP quando si comincia, no? Quindi appena avevamo una canzone pronta la registravamo e facevamo subito il disco a mano, CD masterizzati, quelle cose così. E, però in realtà i dischi prodotti sono soltanto 2, sono Fairy Tales e Winter Wales War. Ciao Alberto, vedi, quelle le siamo il catarro. Ah ok, ci abbiamo anche... C'è anche Gianluca là dietro, vedi, che mi ha lasciato da solo. Ok, allora, però il successo è arrivato con quest'ultimo disco, più o meno, avete avuto un po' più di risonanza, anche perché avete avuto delle collaborazioni, se non sbaglio, con Roberta De Verdena e Adriano Viterbini, sbaglio? No, dimmi no, se no. Sbaglio. No, non sbagli. No, sì, abbiamo, siamo andati in tour con Roberta De Verdena perché lei metteva, faceva DJ set e quindi ci siamo trovati ad aprire, in realtà è DJ set di Roberta e poi ovviamente lei non ce la faceva a mettere soltanto i dischi e ci siamo trovati là, insomma facciamo una canzone, che facciamo una cover, così ha preso il basso, noi eravamo in 2 solo batteria e chitarra e abbiamo cominciato con una cover The Wizard, poi è stato talmente divertente tutto che ci siamo ritrovati poi anche in studio a chiamarla, a fare delle cose, meno male, va, c'è Gianluca. Attenzione, è arrivato anche un altro... Meno male, va. Allora, secondo me la cosa bella adesso, al di là del tutto, è che voi avete una carica da live veramente bella, variate dal folk pop a una linea melodica rock veramente fantastica. Grazie, cioè nel senso è mi piace che tu apprezzi la nostra musica perché è una delle più belle soddisfazioni suonare e sentirsi apprezzati, ma non tanto per l'ego, proprio perché è bello trasmettere buone emozioni, no? Senti, quindi avete fatto parecchia gavetta, ho sentito, insomma, concerti. E in questo caso sono state importanti per voi appunto le collaborazioni, quindi questo è l'unico modo per riuscire un pochino a emergere o, che ne so, avete altri consigli da dare ai gruppi emergenti? No, non penso sia l'unico modo per emergere, penso che sicuramente... circondarsi di nomi che hanno una certa importanza è positivo, è un qualcosa che può evidenziare, appunto, e può farti andare avanti, però allo stesso tempo penso che la cosa più importante sia la costanza, cioè nel senso non suonare per arrivare a qualcosa, ma suonare proprio perché ti va di suonare, perché ti svegli la mattina e vuoi suonare, vuoi è la tua passione, quindi suona. È una cosa bellissima questa che dici, però il tour adesso, cosa fate quest'estate? Allora, siamo il 7... Ah no, aspetta, prima siamo all'Auditorium Parco della Musica il 21 maggio insieme a Davide Toffolo dei 3 Allegri Ragazzi Morti, perché XL ha organizzato questa cosa che praticamente chiama... Sono 5 giorni e ogni band che XL sceglie gli si avvicina a una specie di padrino, in questo caso per noi è Davide Toffolo, che disegnerà e farà dei visual live, insomma live painting, e poi faremo un paio di pezzi insieme. Poi siamo a Salerno con Yoris Ice e poi il 7 giugno siamo al Miami, il festival di Milano organizzato da Rock It. Siamo a Linea 77, Patti Bravo! Noise Narcos, Gazebo Penguins, e chi più ne ha più ne mette, insomma. Adesso io so che Patrizia vuole fare una domanda, no? Cioè che proprio conclude questa intervista, no, quasi. No, non lo so, vabbè, dai, la facciamo. Prima ne faccio un'altra, visto che lui mi ha detto prima dell'etichetta Bomba Dischi. No, io non ho detto niente, non ho detto cosa. Senti, adesso c'è un po' di parcellizzazione, no, del fenomeno indie alternativo, tutti quanti si creano un'etichetta, ce ne sono miliardi, eccetera, eccetera.
Non potreste unirvi tutti voi, piccoli gruppi, e fondare, non so, una bella realtà nuova, più forte? Impossibile. Impossibile. Sì. Ti sei risposta da sola. Che è proprio... la tagliamo? No, abbiamo trovato un'etichetta nascente comunque, Bomba Dischi, e che però ci ha fatto subito credere in loro, per le proposte che ci hanno fatto, la motivazione, si vedeva subito che insomma era un collettivo di ragazzi, un gruppo di ragazzi che erano pronti a lavorare e bene, e ci siamo fidati, e sta andando benissimo, quindi ok così. Poi, quindi insomma, viva sì, la parcellizzazione. Su Davide Gaucci. Allora, la domanda a cui si riferiva Sambu era... Io ci tengo un casino questa domanda perché la faccio sempre, poi. Insomma, la facciamo, dai, la facciamo. Anche, l'ho fatta spesso anche a gruppi perugini che, secondo me, sono bravi, però. La scelta del cantare in inglese è una scelta di campo? Nel senso, voi volete comunque proporvi a un mercato che vada al di là dell'Italia, oppure semplicemente vi esce così di cantare in inglese? Chi risponde? Ah, rispondo io perché è divertente, perché di solito risponde Gianluca a questa domanda e ormai ho imparato la risposta. Allora, suona bene l'inglese, ci viene direttamente l'inglese quando andiamo in sala, Gianluca mi porta i primi accordi di una canzone ancora in fase di completamento, insomma ancora all'inizio, e arriva e fa tipo Once a Ganza, e è proprio Once a Ganza, ci hanno anche ripreso, ci sono anche dei video, noi che sogniamo live con delle canzoni che vogliamo troppo fare, sono in inglese senza testa, e quindi sono Once a Ganza, sì, puoi andare, tipo Celentano, passo a Gianluca. No, era una cazzata, era solo per dire tipo Celentano quando cantava finto inglese, no? Insomma, non ce ne frega niente di uscire, cose così, cioè se usciamo ben venga, scherzi, suona meglio, gli viene così, a me piace di più e va bene così. Una cosa peruginissima, stavate accennando durante questo concerto una cover di una grande hit. Salutiamo i nostri amici, chi? Dite perché. I Fast Animal and Slow Kids, abbiamo suonato insieme il primo maggio, dove eravamo Gianlu? Eravamo a Milano, giusto, sì, è stato divertentissimo, gli vogliamo un bene dell'anima, e hanno fatto un discone incredibile, ci piaceva quello prima, questo ci piace ancora di più se possibile, basta. Di quelli che hanno rubato tutta la roba, mortacci loro, posso dirlo, si può dire, vaffanculo bastardi, vaffanculo, non rubate la roba ai musicisti, puttana. Fastè, Aimone, se vi serve una Ludwig, piatta, che c'ho io, Zildjian, eccetera, così, tu che hai chitarre, tre, sì, se ti serve Supro, Fender Jaguar, Stratocaster, tutti i miei pedali, un Deville e un Orange sono tutti tuoi, Aimone, ti vogliono molto bene, ok, chiudiamo, vuoi dire qualcosa a Sambu? Allora, io voglio sapere, quando è che li vedremo a Perugia e a Verona? A Perugia ci sono stati da poco, al Mercoledì Rock, sì, esatto. Io li ho visti, brava, a Verona non lo so. Non lo so, ancora non sarà fissato, ma stiamo cercando di coprire tutta l'Italia, dai, arriviamo. Faremo qualcosa allora, faremo qualcosa per voi, cazzo, perché siete veramente forti, siete fortissimi. Basta una birra e vodka e i Set Side Project arrivano anche a Verona. Dal Fru 2013 è tutto. Buonasera, ciao. Ciao.